Onorevole Buttiglione, prego. Grazie, signor Presidente. Prego, signor Presidente Buttiglione, però con meno entusiasmo, perché altrimenti. No, No, io non ho nessun particolare entusiasmo, no, anzi no, di. era per la voce, perché ha sparato il volume fortissimo. Prego. Ah, beh, in genere parlo troppo piano, una volta mi è venuto diverso. Noi stiamo votando una cosa che non corrisponde in alcuna maniera a ciò che ci è stato chiesto dalla Corte di Giustizia europea. La Corte di Giustizia europea ci chiede di permettere che il bambino porti il nome del padre e il nome della madre. Quindi ci chiede di collocare il bambino all'interno dell'ordine della parentela materna e dell'ordine della parentela paterna. Noi sostanzialmente stiamo abolendo il cognome nel suo significato proprio. Ognuno di noi è un essere unico ed irripetibile. E per questo abbiamo un nome che è soltanto nostro, ci qualifica come soggetto appunto unico ed irripetibile. Ma ognuno di noi non si è fatto da solo, ognuno di noi è parte di una comunità, nasciamo dentro una comunità, nasciamo da un padre e da una madre. E il cognome, lo dice anche l'etimologia, dove c'è il tratto con, insieme, e nome, il nome che portiamo insieme con altri, non da soli, è il nome che ci colloca nell'ordine della parentela. Chiamarsi Buttiglione e Pedone a me va bene. Anche chiamarmi Pedone e Buttiglione, Pedone è il nome della mia madre, va bene, perché mi colloca in due ordini di parentela che si sono incontrati in me. Quello che non va bene è che non esista un ordine della parentela al quale fare riferimento. L'ha detto anche la collega Argentin da un punto di vista biologico, per le conseguenze che questo ha dal punto di vista biologico per il sistema sanitario. Ma questo vale ancora di più nell'ordine culturale. Il nome è importante, dice che la mia identità non me la do da sola. Qui noi abbiamo invece il tentativo di dire l'identità uno se la dà da solo e quindi ognuno non è più identificabile dentro l'ordine della parentela. Vogliamo fare in modo che venga prima il nome della madre? Benissimo. Verrò identificato dentro la parentela materna e dentro la parentela materna. Alla generazione successiva vogliamo tenere il nome della madre? Bene, purché esista una regola, altrimenti il cognome perde il suo contenuto informativo, perde la sua funzione sociale e non serve dare al bambino la possibilità di decidere e di scegliere, perché il bambino riceve qualche cosa. Mi si può obiettare, ci sono situazioni nelle quali può essere opportuno procedere contro questa regola, può essere opportuno cambiarla. Bene, si possono prevedere queste situazioni e garantire che questo sia possibile, ma una regola, un ordine di carattere generale deve esistere perché è attraverso la paternità e la maternità che noi costituiamo la nostra coscienza. Immaginate il bambino che deve scegliere, è una cosa che lo pone in una situazione psicologicamente insostenibile, ma immaginate una società nella quale non esiste la possibilità di collocare ciascuno dentro un ordine della generazione. Guardate, questo è profondamente radicato nella cultura europea e non è un problema di maschilismo, perché va benissimo che si identifichi dentro due ordini, va benissimo anche dare precedenza all'ordine materno, ma ci vuole un ordine che ci ricordi che siamo parte di una realtà. Tutti voi vi ricordate, immagino, la tragedia di Romeo e Giulietta. C'è un momento adolescenziale in cui il quale uno pensa che può fare a meno di stare dentro un ordine della parentela, che lui sta meglio da solo. Ci sono le parole famose quando Giulietta chiede a Romeo: ma cos'è un nome? Ma lascia perdere, rinuncia a tuo padre, abbandona il tuo nome, in cambio del tuo nome io ti darò tutta me stessa. Bellissimo, romantico. Ma poi la tragedia cosa ci dice? Ci dice il contrario. Ci dice che il tentativo di rompere l'ordine della parentela, invece di conciliarlo, di riportare questi due ordini della parentela dentro un'unica visione, finisce con la morte dei due amanti. Allora, noi siamo del tutto favorevoli a dare esecuzione alla sentenza della, Corte europea. Siamo del tutto favorevoli al doppio cognome. Siamo favorevoli anche privilegiare nella generazione successiva il cognome materno su quello paterno, in modo da togliere ogni possibile traccia di maschilismo. Ma non togliamo al cognome la sua funzione,
che è quella di indicare una comunità. Non è il mio parere che conta poco. Il maggiore antropologo del secolo XX, Claude Lévi-Strauss, nel suo libro sui sistemi elementari della parentela, ci ricorda quanto fondamentale nella costituzione dell'identità del soggetto e anche nella costituzione dell'identità della società sia il riferimento alla parentela. Per favore, non facciamo questa cosa terribile. Grazie Presidente Buttiglione. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pagano. Prego. Colleghi, l'onorevole Pagano ha diritto di intervenire. Il suo gruppo ha del tempo per questa discussione, quindi è facoltà dell'onorevole Pagano. Onorevole Bianconi, lei può dissentire, ma deve lasciarlo parlare. Prego. Presidente, grazie, anche perché penso che il contributo sarà utile. E lo voglio rimarcare alla luce anche del fatto che Sel poco fa parlava di riflesso patriarcale, l'ultimo riflesso patriarcale. Ma perché ci dovete mettere l'ideologia dovunque e sempre, quando anche tutto questo non c'entra niente? Io provo a leggere, perché siccome quando ho fatto la riflessione anche io ho avuto un momento di panico, dico lo metto nero su bianco così diventa anche oggetto di attenzione maggiore da parte di chi ascolta, e sono sicuro che sarà così. Quindi sentiamo un po', quando questo ragazzo diventerà maggiorenne, ma la nascita, questo figlio di ogni coppia italiana si troverebbe di fronte a un obbligo di legge che impone trovare l'accordo se chiamarlo con il cognome paterno, con quello materno, con tutti e due, altrimenti d'imperio il figlio assumerà i due cognomi in ordine alfabetico. Quando il figlio a sua volta genererà un figlio, non potente